Gobbi, gobbe, buongiorno. Oggi si sta benissimo. Stanotte c'è stato un mega scroscio, la solita bomba d'acqua che ormai ci dobbiamo abituare a vedere. Però questa mattina l'aria si sta da Dio. Ci voleva perché ieri di contro qui in Romagna era una roba micidiale, un'umidità micidiale. Allora, non vedo l'ora che cominci il calcio giocato, perché veramente il periodo del calciomercato per me è una rottura di scatole, perché tutti i giorni ci sono titoli, nomi, indiscrezioni, finte indiscrezioni, parole buttate al vento per vendere dei giornali. E come la vedreste voi nella Juventus la coppia d'attacco Dybala-Lukaku? No, perché ieri sui giornali si è parlato di Dybala, che lui tornerebbe a Torino di corsa, che il costo dell'operazione si potrebbe aggirare attorno ai 17 milioni di euro. Voi cosa ne pensate di Dybala? Io credo che, vi dico la mia, io quando Dybala è andato via me ne sono fatto una ragione, cioè nel senso mi andava bene così, perché parliamo di un giocatore che ha fatto bene nella Juve, ma non ha mai fatto quel salto di qualità che gli ha permesso di essere considerato un fuoriclasse. Ad esempio, quando c'è stato Cristiano Ronaldo ha subito tantissimo la figura di Cristiano Ronaldo. Non è stato decisivo in tantissime partite importanti e molte di queste non le ha giocate perché era infortunato. E a fronte di tutto questo, la Juve gli offrì un contratto importante. Andrea Agnelli disse che con quel contratto lui sarebbe stato tra i primi 20 giocatori europei. Lui non accettò, andò per le lunghe, dopodiché ci fu quella trattativa dove Dybala aveva tirato troppo la corda. La Juventus inizialmente aveva trovato una quadra, poi decise di puntare su Vlahovic, anche in relazione al fatto che in quella stagione Dybala era stato molto spesso infortunato. Quindi io a queste condizioni ci stavo. Se invece mi dite un Dybala che prende 4 milioni di euro come adesso, che possono essere 6 mi pare con bonus eccetera eccetera, e che a livello fisico la sua tenuta è come quella dell'anno scorso a Roma, sì, qualche acciacco, ma non paragonabile alle ultime stagioni con la Juve, dico sì, è un giocatore che mi va bene a quelle cifre. Però stiamo parlando di fantacalcio. La Juventus sembra che voglia un trequartista, per cui io non ho ancora capito come vuol giocare Allegri, perché da un lato si lavora molto sugli esterni come se si volesse giocare a 5. Dall'altro si parla di trequartista, posizione che potrebbe anche essere ricoperta da Pogba. Dall'altro lato ancora si dice che potrebbe esserci un centrocampo con un vertice basso, che potrebbe essere Fagioli, potrebbero essere o Fagioli o Locatelli, le due mezze ali, Rabiot e Milinkovic, e il trequartista Pogba. Non mi dispiacerebbe a me una formazione di questo tipo, eh. Non mi dispiacerebbe, però vorrebbe dire giocare con il 4-4-2 o con il 3-4-3. Anzi, no, con il 4-4-2, perché con il 3-4-3 le due mezze ali e il trequartista non ce li hai. Quindi col 4-4-2. Non lo so, sono tutte supposizioni. Però insomma è saltato fuori il nome di Dybala e ci sono conferme sul fatto che il Chelsea, nel richiedere informazioni per Vlahovic, a proposito, è molto probabile che formalizzi un'offerta per Vlahovic. Nel richiedere informazioni per Vlahovic, all'interno della trattativa avevano messo Lukaku.
Lukaku, che però la Juve ha declinato, ma anche il giocatore stesso ha declinato. Lukaku io non, no, mi dispiace, ma no. Va nell'Inter, è un giocatore che ha avuto determinati comportamenti, non mi piace nella Juve. Stia nella sua squadra del cuore, buonanotte. Non ci sono altre grosse novità. Mi interessa sapere secondo voi la Juve come dovrebbe giocare e come giocherebbe secondo la filosofia di Allegri, come modulo parlo, eh? Perché io a questo punto, vedendo le mosse di mercato e ascoltando le indiscrezioni, non sono ancora riuscito a capire come vorrebbe giocare Allegri. Poi è vero che lui non è mai fossilizzato su un modulo, però mi piacerebbe avere un'idea, almeno diciamo dell'impostazione di partenza. Pare che Giuntoli, parlando con Allegri, abbia individuato come punto comune il fatto che quest'anno ci vorrà una Juventus sicuramente più alta e più aggressiva, ma magari, quante volte l'ho detto, guardate i miei video della stagione appena passata, quante volte ho detto che anche solo stare più alti e più aggressivi avrebbe cambiato tantissimo le cose. Vediamo se si muoveranno in questo modo, che Giuntoli voglia questo tipo di impostazione, ne sono certo. Che Allegri la faccia, no. Ancora di mercato, pare che Miretti possa andare in prestito, c'è l'Empoli su di lui e pare anche che ci possa essere la possibilità della vendita di Sulè. Se arriva un'offerta importante, si dice di una quotazione attorno ai 20-25 milioni e sembrerebbe interessato il Feyenoord. Che dire, quella cifra è una cifra importante. Sulè è uno di quei giovani del bacino della Next Gen che è molto importante per la Juventus e lo dimostra anche questo, cioè un giovane che tu praticamente non hai pagato. Poca roba che può portarti nelle casse 20 milioni di euro. La Next Gen, anche da questo punto di vista, è stata un'operazione fantastica. A me dispiace sempre quando si parla di vendere questi giovani perché, nel romanticismo del calcio, si pensa che magari questi giovani possano fare il percorso che hanno fatto, che ne so, Del Piero e Marchisio. Però capisco anche che 20 milioni di euro per un giovane come Sulè, in una situazione in cui versa la Juve, è tanta roba. E poi cos'altro? Højlund dell'Atalanta, l'Atalanta lo quota 70 milioni, 70 milioni Højlund se lo tengono, perché non scherziamo, non scherziamo, 70 milioni per Højlund non ci siamo proprio. Infine la preoccupazione perché ancora i diritti per il campionato, mi pare cos'è, da dopo quest'anno, quindi dal 2025 in poi, non è andata in porto la trattativa. Le offerte dei vari broadcaster, DAZN e compagnia bella, sono più basse di quello che vuole o pensa il calcio italiano. Ma pensa un po'. Comunque, questo è quanto. Se ci sono news vi aggiorno nel caso in cui capiti qualcosa, perché lo sapete, i giorni così del calciomercato sono sempre giorni che sembrano fermi, poi magari di punto in bianco si accendono, esce una notizia particolare, si accendono i social, e quindi le cose possono cambiare da un momento all'altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, a presto.